Bene, continuiamo il discorso sulla parabola e parliamo di segmento parabolico. Che cos'è il segmento parabolico? Ci dovrebbe anche un po' ricordare il segmento circolare. Precisamente il segmento parabolico è una parte di piano che è delimitata da sicuramente l'arco della parabola e una corda. La corda che cos'è? È un segmento che unisce due punti della parabola. Quindi sostanzialmente il segmento parabolico è questa regione colorata in azzurro. Il segmento circolare invece era la parte di piano delimitata sempre dalla corda e da una parte di circonferenza ed era appunto sempre questa zona colorata di azzurro. Ecco, ci si chiede adesso come andare a determinare l'area di questo segmento parabolico. Per fare questo c'è un teorema. Il teorema di Archimede. Che cosa dice il teorema di Archimede? Che dato il segmento parabolico basta andare a disegnare il rettangolo che sostanzialmente fatto come? Un lato deve essere la corda di questo segmento parabolico, l'altro lato è parallelo e deve essere tangente alla parabola e poi si completa il rettangolo con i due lati chiaramente perpendicolari ai due assegnati. Bene, una volta che avete realizzato graficamente questo rettangolo, si può dire che l'area del segmento parabolico è 2/3 l'area del rettangolo e questo è noto come teorema di Archimede. È particolarmente agevole usare il teorema nel caso in cui la corda sia orizzontale, perché è molto facile andare a determinare l'area di questo rettangolo e poi andare a fare i 2/3 per determinare l'area che qui è stata colorata di verde. Nel caso in cui la corda fosse obliqua, come nel disegno sotto, sicuramente è molto più difficile la costruzione di questo rettangolo. Pertanto, insomma, generalmente il teorema di Archimede non è il metodo più efficace e si utilizza un altro sistema che è il calcolo integrale. Calcolo integrale che praticamente a livello teorico, come si può pensare di fare? Che cos'è l'integrale definito? L'integrale definito è l'area tra la nostra funzione e l'asse delle x, questo se la funzione è positiva. Ecco, allora praticamente l'idea è che se io mi calcolo l'area, devo calcolarmi l'area di questa zona verde, posso pensare di fare l'area del trapezio, questo qui. Okay. Meno l'area rossa. L'area rossa come la posso pensare di calcolare? Facendo l'integrale della parabola da A a B. L'integrale quindi definito della mia funzione parabola da A a B di x. Ecco, in questo modo si può calcolare la zona rossa, poi per trovare la zona verde faccio il trapezio meno la zona rossa. C'è anche da dire, volendo, che l'area del trapezio, come qua è rappresentato a lato, lo potrei pensare non solo a livello geometrico come area di un trapezio, ma potrei anche pensarlo come l'area compresa tra questa retta, questa funzione e l'asse delle x, sempre da A a B. E quindi in questo modo quest'area qui la potrei pensare facendo l'integrale della retta da A a B di x. E quindi l'area del segmento parabolico sarà sostanzialmente una differenza di integrali, o meglio ancora, l'integrale della differenza delle due funzioni. Vediamo adesso la parabola con assi di simmetria orizzontale. Allora, il ragionamento che sta alla base di questa parabola è che se è data la parabola rappresentata in verde, la parabola rappresentata in verde rappresenta la parabola che abbiamo studiato fino adesso, cioè la parabola con asse di simmetria verticale parallela all'asse delle y. Se io questa parabola la simmetrizzo rispetto alla bisettrice primo e terzo quadrante, quindi vado a fare la sua simmetrica, ottenendo quindi la parabola rossa, okay, trovo una parabola sostanzialmente che ha l'asse di simmetria non più verticale, ma questa volta orizzontale.
Ma come faccio a fare la simmetrica della parabola rispetto alla bisettrice? Che cosa vuol dire questo livello algebrico? Ricordando che per trovare la curva simmetrica alla bisettrice primo terzo quadrante basta scambiare la x con la y, ecco che io posso passare dalla mia equazione della parabola y uguale a x quadro più bx più c, che rappresenta la parabola con assi di simmetria verticale. A questo punto scambio al posto di y, scrivo x. Al posto di x scrivo y. E ottengo l'equazione della parabola con assi di simmetria orizzontale. Eccola qui. Dato che abbiamo ottenuto tutto scambiando la x e la y, anche per determinare ad esempio il vertice di questa parabola, per trovare il fuoco, la direttrice, l'asse di simmetria, basterà sostanzialmente che voi andiate a scambiare proprio dove c'era x, dovete mettere y. Facciamo un esempio molto semplice. Il vertice della nostra parabola, quella con asse di simmetria verticale, aveva coordinate meno b fratto 2a e meno delta fratto 4a. Nella nostra parabola, quella con asse di simmetria invece orizzontale, la x del vertice sarà quella che era la y del vertice, mentre la y del vertice è quella che prima era la x del vertice. Quindi dovete sostanzialmente effettuare uno scambio tra la x e la y. Stessa cosa dicasi per il fuoco. Se voi guardate, non ho fatto altro che scambiare x e y. La direttrice al posto della y ho scritto x e l'asse al posto della x ho scritto y. Quindi ecco, cioè, l'idea chiave è proprio quella di ricordarsi che la parabola orizzontale rispetto alla parabola verticale è stata ottenuta mediante questa simmetria rispetto alla bisettrice primo terzo quadrante. Una cosa importante da rilevare sulla nostra parabola orizzontale, con asse di simmetria orizzontale, è che questa non è una funzione, a differenza invece della parabola con asse di simmetria verticale. Ricordo cosa significa funzione. La funzione è quella relazione che associa ad una x una e una sola y. E qui vedete che tagliando con queste rette verticali io trovo effettivamente una sola y. Se invece andiamo a guardare la curva, quella orizzontale, la nostra nuova parabola che abbiamo appena determinato, qua mi accorgo che per questa x io trovo ben due valori di y, questo e questo. E quindi l'idea chiave è appunto che questa non è una funzione. Vediamo adesso in sintesi i fasci di parabole. Qui vi ho messo lo schema generale su come può essere, come po la posizione, insomma, di due parabole, di due o più parabole. Guardiamo il caso A. Le parabole possono essere secanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le parabole passano per due punti in comune, quindi si intersecano in due punti, detti punti base. Se io volessi andare a fare l'intersezione, quindi tra le mie due parabole generatrici, P1 e P2, andrei a trovare due punti. Le parabole potrebbero però essere, vado alla figura B, tangenti, cioè quando vado a farmi l'intersezione tra P1 e P2, ricordando sempre che da questo sistema io otterrò un'equazione di secondo grado, potrei ottenere, anziché un delta maggiore di 0, come nel caso A, potrei ottenere un delta uguale a 0. Cosa vuol dire delta uguale a 0? Vuol dire due soluzioni coincidenti, il che significa in realtà un unico punto, o se preferiamo, due punti coincidenti. Quindi, se guardiamo la figura B, io avrò un unico punto base e questo punto si chiama fascio di parabole tangenti. Tuttavia, è da non confondere con la figura E, sempre in questo schema che vi ho disegnato, questo. Perché se io le confronto, mi accorgo che anche qui, facendo l'intersezione tra le parabole, ottengo un unico punto, quindi c'è ancora qui un punto base. Però c'è una differenza sostanziale tra le due, nel senso che nella B, se voi guardate la concavità,
La concavità cambia per ciascuna di queste parabole. O concavità verso l'alto, o concavità verso il basso. L'apertura addirittura può essere più stretta, più larga. Quindi quello che varia sicuramente è il nostro coefficiente A. Se invece guardiamo la figura E, io qua mi accorgo che la concavità, l'apertura di queste parabole è fissa per ciascuna di esse. Quindi il parametro A del nostro fascio generico sarà costante, non è funzione del parametro K. Infine possiamo avere un ultimo caso. Facendo l'intersezione tra P1 e P2, io posso trovare zero soluzioni. Posso trovare ad esempio un delta minore di 0 e quindi non ho punti base, sono le figure C e D. Tuttavia, vedete che anche qui si presentano due casi molto differenti. Nella figura C, oltre a non avere punti base, però adesso guardo anche la concavità, guardo l'apertura. Vedo che la concavità cambia, può essere negativa o può essere positiva. Può essere un'apertura maggiore, può essere un'apertura minore. Quindi anche in questo caso il parametro A varierà. Il coefficiente A, scusate, varierà e sarà appunto funzione del parametro K che vediamo meglio tra un attimo. Nei fascio invece D, l'apertura rimane costante, è sempre quella. Sono tutte parabole che se io immaginassi di prenderle e traslarle, di sovrapporle una sull'altra, sarebbero tutte parabole coincidenti. Per questo fascio si parla di parabole congruenti. Stessa cosa valeva anche per le. Quindi D ed E sono parabole congruenti perché sostanzialmente sono sovrapponibili, cosa che invece non abbiamo per il caso B e per il caso C. Quindi bisogna fare attenzione per capire il tipo di fascio, bisogna procedere quindi in due modi. Prima di tutto bisogna capire quanti punti base ci sono per capire se siamo in quale casistica siamo e poi devo guardare anche il coefficiente A, l'apertura, per capire se è fisso o variabile. E vediamo subito le parabole degeneri. Cosa sono le parabole degeneri? Le parabole degeneri sono sono un po' particolari perché sarebbero di fatto delle rette. Ecco perché si chiamano degeneri, perché quindi non sono delle vere e proprie parabole, manca la formulazione analitica, matematica tipica della parabola. Tuttavia, abbiamo il fatto che queste rette appartengono al fascio e quindi comunque le possiamo considerare come delle parabole. Le ho disegnate con colori differenti. Nel fascio A, quello delle parabole secanti con due punti basi, io ho due degeneri. Una degenere è la, se questi sono i nostri due punti base, questo e questo. La prima parabola degenere è quella che passa per i due punti. Quindi vedete, questa qui è la retta per due punti. Accanto a questa, però, bisogna anche considerare la coppia di rette verticali. Insieme. Guardiamo il caso B. Nel caso B io ho un unico punto base, questo, e allora dovrò fare la retta, ok, che passa per questo punto, che però ha una caratteristica, deve essere tangente a tutte le parabole. Infatti questo era il fascio delle parabole tangenti, quindi retta per un punto, tangente alle altre parabole. L'altra degenere è questa retta, in realtà questa retta la conto doppia perché sarebbe la coppia di rette. Perché vi ricordate il discorso che vi facevo prima sul delta? Quando il delta è uguale a 0, io posso pensare come due punti coincidenti. Bene, questo sono due punti coincidenti, quindi la coppia di rette diventa una coppia di rette coincidenti. Quindi questo è l'altra mia degenere. Poi qui abbiamo per invece l'altro fascio, quello senza punti base,
Qui abbiamo un'unica degenere, questa, quindi una retta inclinata. Qui abbiamo, insomma, quantomeno non verticale, d'accordo? Nelle fasce di parabole congruenti, nell'esempio D, non abbiamo nessun tipo di degenere. E infine in E abbiamo come unica degenere quella verticale, che passa per il punto base. Qui vi presento in generale, appunto, quindi lo studio del tipo di fascio, come deve essere fatto. Generalmente uno ha sempre queste parabole generatrici, quindi l'equazione della parabola 1 e l'equazione della parabola 2. Si fa un sistema tra le due parabole, si ottiene un'equazione di secondo grado, la si risolve, si può ottenere un'equazione di secondo grado, a volte, insomma, questo potrebbe anche non verificarsi, ad esempio potremmo avere anche delle parabole generatrici già esse degeneri, ma insomma in generale, ok? Si trovano facendo, risolvendo questa equazione i punti base e in base ai punti base appunto si cerca di capire se è secante, se ne abbiamo due, se è 1 guardo A, se è 0 devo guardare A. Quindi questo è un po' uno schema generale di studio del fascio. Ma allora, ecco, l'altra cosa era ad esempio capire se sono, immaginando di avere questi due fasci qui hanno la caratteristica di avere, che cosa hanno di diverso, no? Guardatene un attimo, io ho due parabole, P1 e P2. Se voi andate a fare l'intersezione tra queste due parabole, trovate sostanzialmente, facendo sistema tra P1 e tra P2, trovate che non ci sono punti base. E allora come faccio a capire se sono esterne, cioè se non si toccano oppure se sono congruenti? Ecco, quello che dovete guardare, vi dicevo, è A. Vedete, in questo caso A è fisso, quindi sicuramente sono congruenti. Guardiamo l'esempio sotto, qui A era variabile e quindi sicuramente in questo caso non potranno essere congruenti. Qui vi faccio vedere l'equazione che può avere la degenere. Se in caso di retta per un punto per due punti, quindi la retta per dire che avevo disegnato in azzurro, quindi quella non verticale, diciamo, sarà appunto la nostra classica retta del tipo y uguale a mx più q. Invece le rette, quelle verticali, se sono coppia di rette, avranno un'equazione di questo tipo, x meno 1 per x meno x con 1 per x meno x con 2. In questo modo voi da qui appunto vi trovate poi andando a sviluppare la retta x uguale x con 1 e la retta x uguale x con 2, quindi trovate le due rette verticali. Se per caso questa coppia di rette fosse coincidente, sarebbe x meno x con 1 alla seconda uguale a 0. Quindi questa sarebbe eventualmente la degenere. Adesso vediamo velocemente come si effettua lo studio di un fascio. Vi ricordo che date due parabole, ecco. Per trovare il fascio bisogna andare a realizzare quella che si chiama la combinazione lineare. Come si realizza una combinazione lineare? Se voi avete le due parabole generiche, ok, l'idea è quella di andare a scrivere tutte entrambe le parabole nella forma implicita. È molto importante che andiate a rendere la forma implicita sia la prima sia la seconda, quindi portando tutto a sinistra e ponendolo uguale a 0. A questo punto io voglio realizzare la mia combinazione lineare. Benissimo, andrò a scrivere la prima delle due parabole, poi vado a mettere più k e vado a scrivere la seconda parabola uguale a 0. Ecco, questo qui che ho appena ottenuto è il mio fascio. Poi di solito non si lascia mai scritto così perché bisogna ordinarlo e quindi si metterà ad esempio 1 più ky più.
Adesso vado a mettere il termine x quadro. Il termine di x quadro, qui vedo che ho meno a, meno a primo k. E così ho messo il termine x quadro. Volendo, potrei fare che cosa? Portare fuori il meno, ok? E quindi lo metto qua fuori. Quindi diventa meno a per a primo k x quadro. Stessa cosa, meno, parentesi, b più b primo k x meno, quindi tengo sempre il meno fuori dalla parentesi, k c più k c primo uguale a 0. Ecco, questa da qui, poi che cosa si potrebbe pensare di fare? La vado a scrivere come sono abituata a vedere la parabola, per cui isolo la y sostanzialmente, porto tutto il resto a destra, quindi questo qui mi diventa uguale, cambio i segni, d'accordo? Ed eccola qui. Questa è la mia parabola. Vedete, y uguale e x quadro, x è il termine noto. In realtà non è proprio scritta benissimo perché vi faccio osservare che la nostra parabola noi siamo abituati ad ottenerla dopo aver eseguito questa divisione, quindi dopo aver diviso per 1 più k. Ricordo che questa operazione è molto delicata e io posso fare questo se e solo se k non è meno 1, altrimenti questa cosa perderebbe di senso perché non potrei andare a dividere per 0. Ecco, e quindi l'equazione del fascio è questa che ho appena ricavato. E da qui, insomma, possono esserci tutti i vari esercizi sul fascio che abbiamo, insomma, che abbiamo anche visto. E che altro dire? Per quanto riguarda le degeneri si ottengono a meno che io non le abbia già tra le generatrici, perché potrebbe anche essere. Quindi queste qui sono le nostre generatrici. Le degeneri di un fascio si ottengono mettendo il coefficiente di x quadro uguale a 0. In questo modo che cosa succede? Se questa cosa qui è 0, praticamente va via tutto il termine in x quadro e quindi ottengo una retta. Quindi la prima cosa appunto che si può fare è mettere proprio il coefficiente di x quadro uguale a 0. L'altra cosa che si può fare invece per rendere degenere è andare a mettere il coefficiente della y uguale a 0. D'altra parte noi abbiamo detto che non poteva essere 0, quindi evidentemente se questa cosa qui diventa 0, che cosa troviamo? Vedete che troviamo in realtà x quadro, x è il termine noto, cioè in realtà andiamo a trovare le rette verticali, sostanzialmente la coppia di rette verticali. Ecco, quindi le due degeneri si ottengono in questo modo.